Dunque, questa è una di quelle volte in cui mi ritrovo a pensare e sperare che questo non sia Minecraft, ma in realtà è così. Quindi vi do il benvenuto in questa nuova mappa e con quale intro bizzarra. Siamo in una mappa che si chiama Lost on Earth, praticamente perso sulla Terra. Ed è una mappa fatta da Mac Mackenstein, l'ho trovata sul suo canale, ho detto, oddio, cos'è questa roba, devo assolutamente portarla sul mio canale. E quindi eccoci qui. E sì, no, non sembra Minecraft mai nella vita, iniziando dal fatto che se io premo WASD, guardate un po'. Cioè, avete visto bene, praticamente c'è proprio il cursore che scende. E vi assicuro che sono in Minecraft, qui c'è proprio tutti i settaggi, anzi, animatemi nella musica ad alzare i volumi del gioco. Sei proprio in Minecraft, vedete, tutta la visuale si muove perché siamo, tipo, avremo probabilmente una zucca in testa che ci fa vedere questa cosa qui, fatto con dei command block assurdi. E ragazzi, questo Mackenstein fa sempre cose strane ed esagerate. Comunque, premendo la F dovremo poter confermare. Quindi, diciamo che innanzitutto facciamo help e guardiamo. Oddio, serio? Seriamente? Ok, usa WASD keys, cioè i tasti WASD, per muovere l'UFO, diciamo, attorno, muovere l'UFO in generale. Utilizza le differenti icone, le differenti icone, yes, e premi F per confermare. Va bene. Default key, KB. Vabbè, praticamente dobbiamo utilizzare i tasti default. Vediamo, confermiamo un attimo. Ok, the goal, diciamo come fare goal. Dobbiamo collezionare tutte le boxes, tutte le scatole presenti nel livello. Va bene, dobbiamo droppare la box sulla mia posizione. Oddio, quante cose. I soldati spareranno spareranno pallottole, proiettili per distruggere l'UFO e le scatole. La X serve per tornare al menu e le freccine per restartare il livello. Ok, direi che abbiamo capito tutto, quindi possiamo andare in play. Oh, dude. That's amazing. Cioè, sono proprio tutti i livelli? Tutti bloccati per il momento perché ovviamente non ci siamo ancora arrivati. Allora, mi sa che non riusciremo a farli tutti in un video, quindi magari faremo soltanto i primi. E poi gli altri ve li proverete da voi. Direi di iniziare subito col livello 1, quindi. Vediamo, io ho premuto. Ok, si inizia. Oh. Ma sei serio? Ma che figo! Ma è fighissimo! Ok, allora. Fly on this box and select. Quindi premo 1. E poi F. F. L'ho raccolto? No, non l'ho raccolto mai nella vita. Ehi? Ma che figo! No, bellissimo! Fantastico! Ok, detto ciò, devo dropparlo in questo punto. Quindi, tipo così. E poi premo 2 e F. Yes! Il sensore attiverà le barriere. Eccellente, abbiamo attivato le barriere. Stiamo attenzione al soldato. Perché i bullet, i suoi proiettili, distruggono la scatola e gli UFO. Ok. Ci sono altre due supply boxes. Di conseguenza schiviamo un soldato tantissimo, che lancia proprio i proiettili, veramente figa sta cosa. Raccogliamo anche questo, però con l'1, quindi F. Non so in realtà se possono pre se posso prenderne più di uno, però noi ci proviamo. F. Ho detto F. Yes, ne ho raccolti due. Livello. No, non ci credo! E c'è anche l'animazione del lucchetto. No, impossibile. No, non è Minecraft. No, non ci credo. Non ci credo. Ok, livello 2. Cioè, ragazzi, quanto è epica sta cosa? Ok, dobbiamo prima di tutto portare questo blocchettino qui. Quindi lo raccogliamo. Dobbiamo portarlo dove c'è quella pedana lì avanti. Ok, quindi prima di tutto ci dobbiamo recare alla pedana. Ma come diavolo ha fatto a fare queste cose? Boh, non lo so. Questo Mackenstein è veramente un genio del male, proprio. Allora, lo droppiamo. Funziona? No, non l'ho centrato apparentemente. Ok, devo essere più preciso. Vediamo. Devo proprio. Ah, così, proprio di cattiveria. Vediamo
Vediamo se funziona. Yes, ha funzionato. Ok, andiamo a pigliarci pure il l'altra box. Il problema è che è un po' un casino tipo passare proprio sopra l'oggetto. Ok, dovremo, suppongo, attivare adesso questa qui in basso. È abbastanza elementale il concetto di questo gioco, però è veramente, ragazzi, è fighissimo, assolutamente. Adesso, tipo un po' più indietro, vai, adesso 2F. Yes. E adesso l'ultimo è là in fondo, quindi andiamo a recuperarlo. Ta 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 ta, andiamo là. Dai, vai, vai. No, non ci passo mai nella vita, non ci passo neanche di qua. Ok, così sì. E vado a prendere l'ultima box, quindi 1F. Ce l'ho fatta, vero? No? Ah, devo poi tornare indietro a prenderle. Eh beh, ovviamente. Allora, partiamo ovviamente da quella in fondo, perché quella in fondo, ovviamente, se avessi preso quell'altra, diciamo la prima che ho piazzato, si chiuderebbe tutto. Il passaggio a quella che ho appena preso si chiuderebbe. Quindi adesso possiamo tornare di qua. Ho detto che possiamo tornare di qua, eccellente. E recuperare anche questa, quindi 1F. Ce l'ho fatta? Yes! Ragazzi, livello completato, fantastico. Ma è fighissimo ragazzi. Ok. Ok, adesso andiamo a giocare pure questo, livello 3. Vediamo che cosa ci aspetta. Oddio, c'è subito l'omino che spara qui. Va bene, ok, attraversiamo subito. Superato. Ok, devo andare a recuperare quella scatolina lì che è libera. Però tipo il tipo spara tantissimo, quindi muoviamoci. Vai, proiettile, schiva tutto. No, mi ha... Non ci credo. Non ci credo, fantastico. Ma ne valsa la pena di essere morti per tipo la pallottola? Ne valsa la pena soltanto per vedere l'animazione? Mamma mia, a rischio, mi ha sfiorato tantissimo quel proiettile. Ok, vai, 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 yes, yes, ce la fuggiamo tantissimo. Prendo la scatola, vai, quindi 1F. Adesso qui c'è tipo il nastro trasportatore, quindi posso andare qua, dropparci sopra, quindi 2F. Esatto, il nastro tipo trasporta la box dall'altra parte attivando la pedana pressione. Vediamo se funziona correttamente. Si dovrebbero abbassare le sbarre. Yes. Adesso il tipo spara, quindi teniamoci pronti a passare. Adesso vai. No, non ci credo. No, ma dai. Ok, teniamoci pronti. Vai, vai, scappa tantissimo. Yes, ce l'abbiamo fatta, ok. Va bene, va bene, adesso ci riproviamo. 1F. Perfetto, stiamo raccogliendo l'oggettino, la box. Adesso passiamo di qui. Ho detto qui 2F, droppiamo l'oggettino e intanto noi ce la fuggiamo tantissimo. Va bene. Ora il proiettile, vediamo la strada che fa. Appena parte devo partire. Vai, 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 vai. Ma non ci credo. Ma è impossibile. Vai, 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 porca miseria. Vai, yes. Yes. Yes, ragazzi, yes. Yes. Porca miseria. Mamma mia, sono qui da un quarto d'ora. Mamma mia. Avrò fatto 30 prove. Mamma mia, è stata una cosa assurda. Mai più, mai più, ragazzi. Basta, spero che il prossimo livello sia più easy. Dannato soldatino dei miei stivali, mannaggia te. Livello completato. Yes. Oh, no, questo qui c'ha tipo una... c'ha tipo una roba stranissima, ragazzi. Guardate lì. C'è tipo un più fatto di... Eh sì. Poi... è un casino, mio Dio. Oddio, ci sono anche le pedane colorate. Ah, perché non bastavano le pedane normali. Adesso servono anche quelle colorate. Vai. Ok. Allora, questa andrà ad attivare una di quelle pedane lì. Ma a caso, cioè, con quale criterio logico? Non lo so. Allora, 2F, vediamo dove lo appoggia. Non lo so. Ok, va in quello verde. Ma è quello verde bloccato. Ah, però resta aperto, eh. Ho fame. Ok. Ah, guardate, ruotala.
Non ci credo, ruota. No, 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 no. No. Oddio, sta cosa qui è a tempo, peggio di quell'altra. Questa è proprio una cosa da fare al millimetro. Cioè, al millesimo di secondo, non al millimetro. Allora, vediamo di arrivarci con molta calma. Dobbiamo sbloccare quella rossa. Quindi dobbiamo aspettare in pratica 2. E adesso aspettiamo. Adesso. Vai. Vai. Yes. Yeah. No, ha cambiato direzione. No, ma dai, ma che sfiga allucinante. Ma per pochissimo. Per pochissimo. Non so se avete capito cosa sto cercando di fare. Cioè, praticamente, noi dobbiamo sbloccare il portale rosso. Il problema è che devo riuscire a... Vedete quella rotellina lì che gira, no? Tipo la freccia che gira. Devo riuscire a sincronizzare la caduta del blocco nel momento in cui la rotella sta girando in questa posizione, proprio questa che avete visto adesso. Quindi, 2. Questa posizione qua, avete capito bene. Adesso aspettiamo. Aspettiamo, alla prossima droppiamo. Pronti? Via. Ti prego, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Yes, 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 sono un genio del male. Ah, sì, per carità, ti prego, no, non chiuderti, non chiuderti, ti prego, ti supplico, yes. Ok, ok, con calma, con molta calma e razionalità. Prendiamo questo, prendiamo anche l'altra box, perché mi servirà sicuro. Anzi no, aspetto, perché non so in realtà, non so se posso raccoglierle e tipo dropparne poi una per volta. Non so se tipo ha una sua memoria questa navicella spaziale, perché comunque tenete conto che ha fatto tutto col command block. Quindi no, in realtà non lo so. Comunque ne droppiamo solamente uno finora. Ok, sì, ha una sua memoria, buono. Quindi questo posso andare ad appoggiarlo nel momento in cui la rotellina rotante passa in questa posizione. Quindi adesso teniamoci pronti, al prossimo andiamo. Quindi adesso qui è nella posizione giusta, qui nella posizione sbagliata droppa. Allora ragazzi, io direi che mi fermo qui. Sono già a 34 minuti di registrazione, che è tantissimo, e non ho la testa per proseguire assolutamente. Questo livello è di una difficoltà assurda, ti fa sclerare come una bestia, ma proprio potente, ok? Perché dovete sincronizzare alla perfezione i movimenti di quel diamine di blocchettino di pedana rotante che gira su se stessa. Quindi direi che non è assolutamente il caso di continuare al momento. Io comunque tengo installata la mappa, quindi se per caso voi volete che proseguo e faccio anche gli altri livelli, fatemelo sapere, nel caso vi porterò un secondo video su questa mappa, non lo so, fatemelo sapere voi. Per il momento è tutto, fatemi sapere se vi è piaciuta, e è ovvio che vi è piaciuta perché è stata tipo epica. Detto ciò, quindi lasciate un like, un commento e condividete con tutti i vostri amici per fargli vedere questa mappa strafiga bellissima fatta dal dottor Mac Mackenstein, o come diavoli si pronuncia, perché è impronunciabile sto nome. Detto ciò, un saluto a Tesla and see you next time.